Gli amici. Vito, vestiti. Mi devo accompagnare con la macchina. È pronta la valigia? Sì. Mi dicevate che non avevano prove. Appunto. E siccome non ci sono, che ci arrestino pure. Non sarà un po' rischioso? Don Antonino sa quello che fa. Don Antonino. Arrestano anche lui. È Don Cammellone così, è Ferdinando Zucchero. Non volete che vi porti in un posto sicuro? Non vi troverà nessuno. Niente la detanza stavolta. Non conviene. E tu sta tranquillo. Andrà tutto bene. I carabinieri. Gente in gamba. Guai a disprezzarla. Un giorno gli faremo un monumento. Perché ci obbligano ad essere più bravi di loro. Mettete questo e che vuoi che non lo so, questo è Vito, il figlio di tuo fratello. Vieni, vieni, Vito, vieni, fatta bere, vieni. Portaci un caffè. Tu sei quello che a 15 anni ti hanno sequestrato i fratelli a Mantia e ti hanno bastonato per tutta una notte a sangue per farti parlare ai danni di tuo zio, è vero? Ma lui non ha aperto bocca. E che cosa aveva da dire? Non sapeva niente lui. Ma quelli credevano che sapesse tutto e l'hanno massacrato. Ma lui, che poteva dimostrare con tutta tranquillità che non sapeva niente, ha lasciato che gli Amantia credessero il contrario per darsi l'occasione di morire piuttosto che fare la spia. Quanto a questi Amantia, bisognerà riparlarne di questa faccenda un giorno. Quando comandate, Don Antonino? Noi dobbiamo stare via per un po' di tempo, Vito. A proposito, ora che ci penso, è più di 30 anni che non metto piede in un carcere. Un poco troppi, eh? Sono più comodi adesso, con le celle a 4, i servizi igienici, eh? E ogni tanto la televisione. Una diabolica astuzia del governo per rammollire l'uomo. Il carcere deve essere duro. Ci si deve soffrire dentro. Dentro si impara la pazienza. Sapere aspettare, subire. Non avere più paura del carcere. Almeno una volta nella vita è utile. Mi pare che questo giovane tenente si fa aspettare un poco troppo. Forse ha paura. Forse non crede a tanto onore arrestare Don Antonino Stella. Mi vuoi fare un favore, Vito? Vada al tenente e digli che siamo pronti. Questo non me lo potete chiedere, Don Antonino. Io coi ferri ai polsi non ve ce voglio vedere. Io ci metto un piede nella fossa, ma non ci casco. Lo devo fare.
ho fatto i miei calcoli. Qualche volta anche questi processi servono a vantaggio. Mi vogliono processare. E io ci sto, capito? Ma il testimone d'accusa me lo scelgo io. E io? Che posso fare per aiutarvi, don Antonino? Faremo molto insieme quando tornerò. Ora va. Va dai carabinieri. Va. Si consegnano solo perché hanno un piano. A Palermo è stata formulata un'accusa precisa. C'è un uomo disposto a testimoniare contro di loro. Quell'uomo è stato scelto e istruito da Antonino Stella. Le dirò cosa accadrà. In tribunale, dopo aver formulato le accuse, si scoprirà che l'uomo mentiva. Gli daranno qualche anno di carcere per calunnia, ma in compenso sarà pagato a peso d'oro da questa gente. E intanto, don Antonino e gli altri torneranno in libertà con l'innocenza stampata sulla fronte. E noi su questi capi d'accusa non potremo più far conto, visto che nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato. Lei è contro questo arresto, eh? Ma col tempo troverei delle vere prove, delle vere accuse che li manderebbero in carcere per sempre. È gente dall'abilità complessa e fantasiosa, lo so. Ma non possiamo ignorare una denuncia. Procederemo quindi come si deve. Avanti. Signor tenente, c'è un giovane di là, da parte di don Antonino Stella. Fai entrare. Buongiorno. Era caduta. Scusate il disturbo, don Antonino vi manda a dire che se non avete niente in contrario, lui con gli altri, riuniti a casa sua, sarebbero pronti a seguirvi. E come sa, don Antonino, che c'è un mandato di cattura per sé e per gli altri? Questo chiedetelo a lui. Intanto si mette a vostra disposizione, per amore della giustizia. Dia a don Antonino che tra 10 minuti saremo da lui. Salutiamo. A questo punto... Piano. Un arresto è sempre un arresto. Un processo è sempre un processo. E il carcere è sempre il carcere. E io non vorrei mai finirci dentro, nemmeno per scherzo. Per uscirne poi sul serio non è facile, caro tenente. Stanno arrivando. Se c'è qualche cosa che devo fare qua mentre siete lontano, ditemelo. C'è il momento in cui bisogna agire e quello in cui è meglio aspettare. Avvocato, sono stato chiaro. Ogni cosa a tempo giusto. Ma io non posso aspettare e basta. Vai. Questo entusiasmo, Vito, conservalo per quando torno. Fino allora qui è meglio che non cambi niente. Quanti anni hai? 22. Alla tua età ero già sposato. La famiglia è la prima cosa per noi. Casa e lavoro. Nemmeno la più piccola distrazione. Gli altri potranno rovinarsi con le femmine. Noi, famiglia e lavoro. Cerca di sposarti una brava ragazza. Una ragazza di buona moralità. Meglio se povera. Il processo a don Antonino Stella e i suoi complici sarà celebrato fuori dalla Sicilia, lontano dal suo ambiente, tagliato fuori dai legami di omertà, di ricatto e di intimidazione, sarà difficile per il vecchio notabile del crimine sfuggire alla giustizia. Una lunga carriera di prepotenze, di estorsioni. Dietro questo foglio di carta c'è chi scrive infamità e non mostra la faccia. Ci vorrebbe la fotografia, si dovrebbe sapere sempre con chi si parla. Ma tu sei sicuro che lo assolvono? E se lo condannano? Sì, ma però c'è chi dubita e chi non dubita, io non dubito. Da quando non c'è per lui sembra un paese di galline. Vito, andiamo a trovare Clelia. E i soldi, chi non fa niente per niente? Io sono 1000 lire. Per tutte e 3? Non ci bastano. E tu non vieni? Quante sono? 10.000. Che caso mai più, guarda. Ti vedo sempre lavorare ogni volta che passo di qui. Ti vedo sempre passare quando sono qui che lavoro.
Mantieni tu la famiglia. Faccio la mia parte. Dove era la vostra casa? A Santa Ninfa. Quando è avvenuto il terremoto eravamo fuori. Una mia lontana parente si sposa. Dovrei richiamare il corredo. Tornerò a parlarne con tuo padre. Chi è? Dicillo. E dicillo. 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 Diglielo tu, visto che mi sorvegli. C'è uno che si ferma a parlare con Francesca. Si chiama. Si chiama. Vedo Iovara. Un nipote di Don Primo Iovara. Che t'ha detto, parole sconvenienti? No, anzi, è stato molto gentile. Apri gli occhi, Francesca. Noi siamo gente povera. Non mi dare preoccupazione, capito? Mizza, che tutti sanno maritare. Sposare me. Clelia ha contato i soldi e ha detto che bastano solo per due. Che c'è? Vita con voi! No, non c'è, stai su! Costanza e Mauro solamente ha detto, lui non l'ha voluto. Levati. Che si dice di quella ragazza di Santa Ninfa, quella che ricama, Francesca Cimarosa? Niente da dire e niente da fare. Io abitavo vicino a lei prima del terremoto. Dalla mia finestra guardavo la sua finestra, ma è una ragazzina. Sì, ma ora, ti interessa? Può darsi. Io credo che sia fidanzata. Con chi? Un cugino. Viene da Palermo ogni domenica. Si chiama Bernardo Cantatore. Sono fidanzati, non lo so. Comunque, lui arriva in treno a mezzogiorno e va a mangiare in casa Cimarosa. Poi, al pomeriggio, invita la famiglia al caffè. Lei, Francesca, ordina sempre un gelato. E poi se lo gusta lentamente, quasi col dispiacere che finisce. Le devono piacere molto i gelati. Voi dovreste portare un bastone bianco. Eh sì, perché sennò la gente non capisce che siete cieco. Ehi, venite a vedere sta scena. E non può provare compassione se fate una cosa che non dovete fare. Se invece non siete cieco, perché guardate la gente in questo modo? Allora siete cieco. Va bene, se siete cieco, io vi faccio l'elemosina. Abbiamo perduto la lingua. Io vado a casa. Sbrigati, porta il bambino a casa. Cammina. Cammina, te dico. Quello è un tipo pericoloso. Tu non lo conosci, non ti ci deve mettere. Cammina. Tu non ci venire più in paese. Resta a Palermo, là i gelati sono migliori. Io non rendo conto a lei. Domenica prossima sarò alla stazione. Se tu scendi dal treno, è a tuo rischio e pericolo. A rischio di tutte e due, semmai. Mi chiamo Vito Iovara. Se vuoi andare dai carabinieri a dire che ti ha minacciato. Io mi difendo da solo. Bravo. Lei deve capire che io ho le mie ragioni. Lei guardava fisso la mia fidanzata. Non è la tua fidanzata. Niente marito palermitano per Francesca Cimarosa. È roba privata. Non capisco. Non devi capire. Deve solo dimenticare.
ti allunga la vita. È tua. Ripigliatela. Ti allunga la vita. Questa è gente ricca assai. Chi sono? Sono quelle del corredo. Avanti, avanti. Tutto cosa mia figlia ha fatto. A notte non dormeva, ci stava pezzando l'occhio. Ah, è proprio come quelli di una volta, ricamo fino. Quanti pezzi sono? 8 federe, se lenzuola e tutto vecchio. Buongiorno. Vediamo un po'. Io non capisco quelle ragazze che comprano il corredo nei grandi magazzini. Questi sono lavori che vanno fatti con tanta, tanta passione. In questi fiori, in queste stelle, in queste foglie, non c'è solo il lavoro dell'ago e del filo. No, signore. Dentro ci sono tanti, tanti pensieri. È bellissimo. La vostra parente sarà contenta. Il fatto è, signora, che non abbiamo nessuna parente che si deve sposare. Comunque non si preoccupi. Il corredo ve lo paghiamo lo stesso. Vorrà dire che lo regaleremo a un'altra sposa. Si accomodi. Zia, prepara il caffè alla signora. Ti piacerebbe vedere il giardino? Vieni, vieni, ti vorrei parlare. Aspetta, le preparo il caffè. Quel tuo cugino di Palermo non si è più visto. Ti dispiace? Gli volevi bene? Come un cugino. Sì, mi raccontava quello che succedeva a Palermo. E poi mi offriva il gelato. Io sono golosa, lo confesso. Aspettavo la domenica per il gelato. Sa che cosa le dico, signore? Sua figlia ha lavorato talmente bene a questo corredo che se lo merita in regalo. È suo. Per quando si sposa. Auguri, eh? Non mi piace. Veste così per farsi guardare dagli uomini. Che cosa porta una donna ad un uomo quando si sposa se non porta la sua onestà? Non giudicare dai vestiti. Anche quelli contano. Perché hai minacciato mio cugino? Te l'ha detto lui? Non dovevi farlo, Vito. Perché? Toccava a me. Spiegati meglio. Scegliere. Tra lui e me? Dovevi essere sicuro di te, senza fare scappare l'altro. Ora sai che lui è uno che non rischia per te. E tu? Io ho rischiato. Se lui insisteva... E Vossia vorrebbe tanto bene a Francesca Cimarrosa. Ti ho scelta per moglie, no? Visto? La sta portando a casa. Ciao, Francesca. Ciao. Ciao.
Non c'è nessuno in casa? Nessuno. Hai paura? E di che? Di quello che potrei chiederti. Fammi sapere quello che vuoi, poi deciderò se devo avere paura o no. E se ti chiedessi una cosa da farti paura? Chiedila, e poi lo sapremo. Chiedimi quello che vuoi, solo sii gentile. Disastro improvviso. Ma guarda che guai vanno a capire. Roba dell'altro. Possiamo parlare? È successo qualcosa di imprevisto. Don Antonino ha rischiato troppo. Non pensava che qualcuno avrebbe potuto testimoniare contro di lui. Qui la gente è impazzita. Sarà stato il terremoto. Non ci capisco più niente. Qui bisogna prendere delle decisioni gravi. E io sono solo. Ci sono io. Vado avanti. C'è gente in paese che è convinta che per Don Antonino è finita. Mi faccia un nome. Pietro Colosimo. Chiaro, Don Antonino gli ha salvato la vita in altri tempi. Appunto. Non mi è mai piaciuto, sempre a testa bassa. Pare abbia fatto sapere ai carabinieri che è pronto a testimoniare contro Don Antonino. Che cosa sa? Abbastanza sui fatti di 3 anni fa. Se quello parla per Don Antonino è finita. Perché Colosimo rischia la vita così? Non crede di rischiarla, evidentemente. I fratelli Amantia. Pietro Colosimo con i nuovi padroni. Parliamoci chiaro. Se Don Antonino non torna, prendono in mano tutto loro. Mezzi uomini sono. Quei 3 fanno saltare in aria il piano di Don Antonino. Sì, abbiamo sbagliato. Tutto. Quando è la convocazione di Colosimo? Al comando Legione Carabinieri di Palermo. Venerdì prossimo. Il venerdì porta male. Torni in ufficio, avvocato, e non perda la calma. Vieni, che ti accompagno a casa. Noi non consentiremo che ancora una volta si continuino a sperperare i miliardi, come è stato fatto per queste baracche. Noi non consentiremo che sui 100 miliardi già stanziati per la ricostruzione si continui con lo stillicidio di qualche alloggio ogni mese. Noi non consentiremo che coloro che... Torna a casa, non mi piace che stai così in mezzo alla gente. Ci vediamo dopo. ...continuarli a vendere indisturbate a 5 a 10 mila lire al metro quadrato. Noi abbiamo acquisito nel corso di questa esperienza... Noi domani. ...una coscienza nuova. Abbiamo imparato il valore della solidarietà, dell'unità e della lotta. E per questo ci organizziamo per lottare. E per questo guidiamo le popolazioni terremotate in una battaglia che non è solo una battaglia per la ricostruzione. È una battaglia per cambiare il volto della Sicilia, per trasformarla, per avere le industrie, per avere i posti di lavoro. Allora, poi domani come va? Poi domani, sempre domani. È logico che non arriva mai. La famiglia? Mi nasce un altro figlio. Poveretto, poi domani. Se continua questo passo, vai a stendere la mano. Quando torna Don Antonino ti sistemiamo. Poi, domani, poi e domani. Campa cavallo. E non piagnucolare, ho detto che ti sistemiamo. Troviamo un lavoro per te, da mangiare per i tuoi figli. Ti potrai curare, avrai una casa. In quelle baracche ci piove dentro. Se diventa tesici. Ma bisogna che Don Antonino torni. E c'è qualcuno che non lo vuole fare tornare. Una spia. Don Vito, basta. Cercate a venire un altro.
Lasci Don Antonino senza aiuto. Non mi sento in salute. Che c'entra la salute con quello che deve fare? E non voglio finire in galera lontano dai figli. Parli come un infame. Te la sei sempre cavata con la protezione degli amici. Sì, è vero, ma non mi sento di provocare la fortuna una uccia vuota, Don Vito. La fortuna ti ha sempre aiutato. Per esempio, avete avuto assegnato una baracca, ma non avete il diritto. Ma siamo state terremotate. Sì, ma non siete iscritte all'anagrafe di qui, altri vengono prima di voi. Basta un controllo e vi sbattono in mezzo alla strada, se non avete amici. Chi è? Che cosa vuole, Vito Iovara? Vuole parlare con lei. Quando sarà il suo turno. Perché ci hai messo tanto zucchero? Ce ne volete sempre due. Lo devo mettere io, no tu. E se mi andava di prendere l'amaro? Se volete ve ne faccio un altro. Che fate, non lo prendete? Non me va più. No. Vito Iovara! È morto? Chi? Colosimo. Gli hanno sparato. Mi sembrava infatti di aver sentito dei colpi. Chi è stato? Tu no. Eri qui? Mi serve un permesso per andare a visitare mio zio in carcere. Non è qui che devi rivolgerti, ma magistrato. Non lo sapevo. Lo sai, perché te lo dissi io a suo tempo. Ma puoi dire che l'hai dimenticato, se credi. Scusate il disturbo. Pare che qualcuno abbia visto scappare l'assassino. Se gli mettono le mani addosso, forse noi due ci rivedremo. Era là quando è successo il fatto. E ha visto... Zitto! Non parlare. Francesca, sottana, ti sei sporcata. È sangue, lei si è inginocchiata troppo e c'era... Ti avevo detto di non parlare! Vito, basta! Francesca! Basta, lui era là con me! E che significa? Ne dobbiamo parlare tutta la vita! Quello che è stato è stato! Non hai visto, non puoi capire!
guardate che poi ti sente male, Francesca, figlia, stai buona. Vieni. Stai calma, stai calma. Torna presto subito a casa, Francesca. Sai che cosa penso? Penso di lasciarti. Perché? Non so se sei la moglie che mi conviene. Io credo di sì. Allora dovrebbe dispiacerti di più se dico che ti lascio. Che cosa ho fatto di male? Niente di molto grave, ma a volte bastano piccole cose per far nascere un sospetto. Per esempio, il modo come mi hai guardato prima, come hai reagito quando ho avuto quella discussione con Pio. Come ho fatto? In un modo che non mi è piaciuto. Che mi ha offeso. Ma ero spaventata. Io odio la violenza. E poi penso sempre a quell'uomo ucciso. Mentre moriva, ripeteva sempre... Rosa. Rosa. Forse era il nome di sua moglie. Ma tu lo conoscevi? No. Ma che c'entra? Era sempre un uomo. Qui potremmo fare una stanza per i tuoi genitori. Ah, oh, Vito. Vito. I genitori di mia moglie non devono vivere tra i baraccati. Qui si potrebbe alzare un muro. E tirar fuori un bagno. E pensare che anch'io per un minuto mi sono domandata se eri il marito per me. Ah, sì? Volevo lasciarti. Cosa? Tu lasciare me? Guardati le scarpe. No, quell'altra. È rotta. Ho solo queste. E allora cosa parli se hai le scarpe rotte? Mm? Va bene, ma te ne comprerò un altro paio. Non trattarmi così, Vito. Ma chi credi di essere tu? Una che ti fa ridere quando parla? No. Ah, ma anche il punto di morte ti metterai a discutere col Padre Eterno se quello è il momento giusto o no. Vito, abbiamo prenotato al pescatore. Andiamo, Francesca. Non dovevamo pranzare noi due soli. Sì, ma ho pensato di invitare anche gli amici, così li conoscerai meglio. Mi dispiace. Che cosa? Che tu non me l'hai chiesto. Senti, tu hai fame e sei di pessimo umore, andiamo. A rate? Contanti. Sono o non sono titolare di un'azienda di trasporti e lavori stradali? E i fratelli Amantia come l'hanno preso? C'è posto per tutte e due, ma se ci fosse posto per uno solo sarebbe di Vito Iovara. Francesca! Vado a mangiare a casa. Francesca, torna qui! Devo parlare con vostra figlia. Da solo. Senti, non ti permettere più, sai. Non ti permettere mai più di trattarmi così, soprattutto davanti alla gente. Ma Vito... Sto parlando io. Quelli hanno cominciato già a ridere prima ancora che ci sposiamo. Cosa credi che faranno dopo, eh? Vito, io... Stai zitta. Zitta! Che cosa volevi dire? Volevo chiederti scusa. Scusa? Non ci sono scuse. Tu vuoi proprio che ci ripensi, eh? Forse è meglio. Ripensarci, riflettere. A me fa dispiacere. Ma penso... Pensi. Pensi sempre. Quando fai così io non so che cosa ti farei. Cos'è da guardarmi così, eh? Perché mi guardi così? Smettila! Smettila! Ma tu perché mi vuoi sposare? E tu? Vuoi sposarmi solo per dire di no quando io dico di sì? Sembra che mi vuoi solo perché l'hai deciso, non perché mi vuoi bene. Domani mattina alle 10 in comune per le carte. Che cosa vuoi di più? Ma se non lo capisci, che me ne importa delle carte? Che me ne importa? Morti di fame siete, morti di fame. Vi siete cresciuti una figlia piena di superbia. Domani mattina alle 10. E ringraziate Dio che avete incontrato un uomo di parola.
Signori miei, le carte sono pronte. Sono le 11, Vito. Ecco Federico. Sono andati a lavorare. Sono andati in campagna a lavorare. Tutti? Tutti. Sì, andate a casa e preparate un buon pranzetto. Festeggiamo. Tu, accompagnala. Meglio così, mi sono salvato. Che hai da guardare? No, niente. Che hai da guardare tu che sei una cosa inutile? Ah, che c'è? Che vuoi tu? Che no, vuoi? No, tu? No, figlio. Ma se ti fai vedere così, sai la chiave. Ah, figlio. Perché non andiamo alla Clelia? E perché no? Buona idea. La signora è a tua disposizione. Vuoi dell'altro caffè, Vito? Un liquore? No, grazie. Non ti vuole? L'hai capito che non ti vuole? Altro che caffè e liquori. Senti, tu a casa mia non ci vieni più. E a me che me frega? Se io sono venuto qui, sono venuto a fare compagnia a loro, non per venire a letto con te. Chissà quanti ne sono passati su quel letto. Anche i fratelli Amantia. Anche quello col braccio a metà, scommetto. Ma ti sei guardato allo specchio con quella faccia? Ma pulisciti i denti, va. Io i denti li ho bellissimi. Piantala, buffone. Ma io mi devo difendere. Sta zitto. Perché, non posso parlare? No. Perché me lo dici tu? Quando sei di cattivo umore, sempre con me te la prendi. Non devi decidere tu di che umore sono io. Perché? Forse sono un deficiente io. Meno male che te ne sei accorto. Tu da quando hai questa storia di Francesca? Vieni qui, tu! Che dicevi di Francesca? Beh, niente, di giù. Hai pronunciato quel nome per cercare di sfottermi. Ma no, Vito, guarda. Io ero qui, ti assicuro che non ha detto Francesca. Brontolava da solo, così. Però il nome di Francesca non l'ha fatto. Perché non li mandi fuori i tuoi amici, così restiamo soli? Cerca di capire una cosa, tu. Io non ho bisogno di essere consolato. Usciamo, voglio cambiare aria. Aspettatemi, vengo con voi. Ma è vero che Vito è stato piantato da quella ragazza? Piantatissimo. Guarda, Vito, c'è Francesca. Francesca? E chi è? Uffa! Ma perché non ci vuoi andare con Pio, Clelia? Se te lo chiediamo noi, Clelia, chiuderai un occhio per no, Pio. No, neanche se me lo chiedi. Guarda che bei cantieri hanno i fratelli Amantia. Ci seguono. Sono le guardaspalle dei fratelli Amantia. Accelera, dai, accelera. Dammi la pistola. No, Vito! Zitta! Mettilo sotto, dai, mettilo sotto! Il padrone dice se volete accettare un invito a tavola. Che piacerete a tavola? Che dovò, piacerito? Salutiamo Vito Iuvara. Salutiamo. Il pranzo è pronto. E io ho appetito. Buon appetito.
Allora, Vito, vogliamo dimenticare. Guardo le tue mani, Pasquale. Hai ancora quell'anello. Cerco di dimenticare quell'anello, ma sono 5 anni che me lo sogno di notte. Mi faceva male quando picchiavi quell'anello. Ho ancora un segno qua e uno qua. Dimentichiamo noi, dimentica anche tu. E che avete da dimenticare voi? Avevamo un amico e l'abbiamo perduto. Tutti perdiamo degli amici. Gli hanno sparato sulla strada. Ah, parlate di quel tale Colosimo, forse. Colosimo? Ah. Lo conoscevamo appena. E poi domani come sta, Vito? Poi domani? Lo conoscevo appena. E allora, Vito, ci vogliamo mettere d'accordo? Ho saputo che qui ci saranno grandi lavori di opere pubbliche. Ci possiamo associare e fare un monopolio. E Don Antonino? Gli vogliamo levare la sedia da sotto il sedere? Don Antonino è finito e lo condanneranno. E neanche per miracolo esce. E se esce, esce vecchio. Se vi dicessi che Don Antonino è qui, vi mettereste a tremare. Lui finito. Voglio ridere quando uscirà. Che scappa, scappa, specie di quelle carogne, che non so chi siano, che hanno cercato di eliminarlo con false testimonianze. Tu sei giovane, Vito, e noi ti offriamo una grande possibilità. Accetti? Accetto. A patto che Pasquale accetti la restituzione di tutti gli schiaffi che mi ha dato quando non mi potevo difendere. Prova a convincerlo tu, Domenico. Peccato, Vito. Portaci da bere la fidanzata di Vito. Ma non sei fidanzato allora? Mi sono sbagliato. Non è quella la ragazza. È una che abita le baracche. Una baraccata? E a quanti confetti, Vito? Niente confetti. La ragazza ci ha ripensato. Ti cantò. Una baraccata. Domando scusa. Qui non si tratta degli affari miei. Ha ragione. Questi sono affari suoi. Grazie per il pranzo. Ci rivedremo, Vito. Certamente. I fratelli Amantia mi hanno insultato. No, è che non si aspettavano che tu sputassi sulla loro proposta. Ma in sostanza hanno ragione. Francesca mi ha reso ridicolo. Paolo! Che voleva quello? Voleva sapere del papà era a casa. Ah.
deve fare? Ah, tranquillo. Mi vuoi ammazzare? Non ti voglio fare niente di male. L'hai già fatto. Non piangere. Che non piango, disgraziato che sei! Non dicevo a te. Amore, amore, chi m'ha fatto fare? M'ha fatto fare una gran fissaria. Amore, amore. Chiudete la bocca! Come la signoria ha comandato. Ma così giovane. E sto piccirillo che c'entra? Un impiccio imprevisto, vada. Andiamo? Francesca. Dove vanno a fare, Francesca? Niente, niente. Dobbiamo parlare. È la meglio camera che avevo. Caccio vaccino con l'acqua. Francesca, ci sono le sbarre. Fatti un po' vedere. Ma che hai? Non sei contenta? Forza. Vedrai che ti piacerà. Ma statevi zitta. Chi ti ha portata qui? Costanzo, quando è venuto per contrattare. Vattene via. E digli che dopo ne parliamo. Non sapevo che quella era qui. Lei è più onesta di te. E manda a casa almeno lui, no? No, io non te lascio. No, devi andartene. Adesso la mamma sta piangendo. Devi dire che non mi fanno niente di male. A casa hanno bisogno di te. E tu? A me non mi succede niente. Vido mi vuole bene, lo sai. Abbiamo litigato. Ma adesso facciamo la pace. Paolo! E diglielo alla mamma di non preoccuparsi, capito? Questa è una casa pulita. Hai capito? Scusa. Andate via. Te la posso pagare, te la posso pagare!
Vieni. No. Ripensandoci, potrei anche rimandarti a casa. In fondo per gli altri è come se fosse successo. Basta che non sia successo per me. E se poi mi gira di non sposarti? Pazienza. Ma se non ti sposo io, chi ti sposa? Resterò zitella. Quando imparerai a tenere la bocca chiusa, eh? Quando lo imparerai? Da morta! Superba. Superba sei. Inginocchiati. Inginocchiati qui. Da sola. Qui. Qui. Inginocchiati qui. 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 Se ti inginocchi qui da sola, ti rimando a casa. Non si sente niente. E lei non grida. Non è obbligatorio. Ma a te piace quella ragazza? Sì. A me no. Non è bella. Non è bella. Vorrei essere io al posto di Vito. Dammi una sigaretta. Peccato però che ha mandato via Clelia. Sì, peccato. Ti piaceva, eh? Bella donna. Bella. Caro mio. Lavati. Che fate lì? Aria? Chi è? Sta bene, anche Francesca tornerà contenta e faremo festa. È una ragazza fortunata, preparate il corredo. Vigliacchi! Siete quieti, è meglio per tutti, vi saluto. Io non ho inteso nessuna offesa, capito? L'usaccio, una portare a Francesca. L'usaccio, va a tuppare l'occhi. Tano, che facciamo ora? Niente. I poveri non fanno mai niente. Ti riporto a casa tua. Oramai sei mia moglie. Per tutta la vita. Tu ora credi di non volermi bene. E invece me ne vuoi. Proprio perché ti ho presa così. Anche se non volevi. Fammi uscire. Fammi uscire di qua. Voglio respirare. Ho portato un altro vestito e altra roba nuova. Non puoi venire alla paciata con questi straccetti. Poi te ne torni a casa e prepariamo il matrimonio. Io potrei non sposarti e invece ti sposo. Nozze in grande stile. Tuo padre è d'accordo. Mio padre? Vedi che tutto finisce bene? Per farmi il male che mi ha fatto, bastava un prato. Andiamo.
Tanti auguri, Francesca. Così vicini a casa eravamo. Francesca, ho una sorpresa, un regalo di Don Antonino. Sparissero per il processo insieme a tuo zio, Vito. Appartenuto alla figlia. Mettila. Mettila. Buonasera a tutti. Tano Cimarosa. Ricordatevi che mi chiamo Vito Iuvara. Bevete, amici. E buon prove facile. Ma che ero d'accordo, che ero contenta. L'avete creduto? Così ci hanno fatto credere quegli infami. Francesca! Paolo! Hai visto che non mi è successo niente? Ma gliela facciamo pagare, lo stesso. Sì, ma ora dormi. Mamma. Mamma, che cosa devo fare? Che vuoi fare, figlia mia? Non si tratta di me. È che gli voglio fare passare quell'aria da prepotente. Perché mi ha trattata così? Chi sono io? Sei una sfortunata. Perché è un padre che c'ha paura. Ma dovesse ammazzare quella carogna. Ma sai che ti dico, Francesca? Se non lo vuoi, non lo sposi. E finisce così? Che vuoi dire? Non lo sposo. E basta. E credi che non è niente? Quello, se non lo sposi, non sarà sazio fin quando non vedrà la mia famiglia alla rovina.
O buono buono ci sarà Aligi. Per quelli? Ah. Onde vai, Francesca? Fuori. Onde fuori? Voglio camminare. Questo per tuo cugino Cimarrosa. Questo è per tua cugina Adelaide. Sono 200 lire. Non ce l'ho, ma ve le porto domani. Domani, eh? E allora che sei venuta a fare? Mi è successo quello che è successo a voi da ragazza. Che devo fare? Ditemelo voi, lo devo sposare. E che ne so io? Ma voi l'avete sposato. E che dovevo fare? Siete stata contenta? Ho avuto una famiglia. Ora i miei figli sono tutti sotto le pietre. Ma vostro marito gli avete voluto bene? Quando lui usciva la mattina io ero contenta. Quando tornava a casa la sera e dovevamo andare a letto io piangevo. Ma col tempo è passato, mi sono abituata. Poi sono nati i bambini, ci si rassegna. Guarda, c'è Francesca. Vedi come cammina allegra. E si vede che fa bene perdere la virginità. Salutiamo la sposa più bella del mondo! Salutiamo gli amici degli amici! Dove vai tutta allegra? Dai carabinieri. Che ha detto? Vai, vai, accendere, va! Ciao, Francesca, sei tornata, come stai? E racconta, Francesca. Dove vai? Vado dai carabinieri. Che cosa ha detto? Ha detto che andava dai carabinieri. Non lo farà. Sì, lo dici tu che non lo farà. Sì, lo dico io. Se fai una cosa simile te ne pentirai finché campi. Se me lo impedisci te ne pentirai tu finché muori. Signor Tenente, c'è la possibilità di arrestare Vito Iuvara. Trovato poi domani, vivo o morto? No, signor Tenente, si tratta di altro. Allora, tu vuoi punirlo perché lui ti ha violentata e adesso non ti vuole più sposare? No, sono io che non voglio sposare lui. E che cosa vuoi? Punirlo. C'era il fratellino con lei, lo andiamo a prendere? Io so come vanno a finire queste cose. In principio fuoco e fiamme, lacrime, disperazione. Poi ripariamo, vogliamoci bene. E tutto finisce nelle sante nozze. Ma noi abbiamo molto da fare. Vieni qua. Non farci perdere del tempo, eh? Andate a prendere il fratellino. Thank you.
Cima Rosa spia! Cima Rosa spia! Cima Rosa spia! Giorno 18 del corrente mese, con l'aiuto di complici, alcuni noti, altri ignoti alla denunciante, Vito Iuvara ha consumato ratto e sequestro di persona a scopo di violenza carnale. Durante il fatto i rapitori hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. Qualcuno ha puntato le armi sulla gente? Noi non c'eravamo. Eravamo in campagna a lavorare, vero? Lo so che non c'eravate, ma tornando avrete fatto delle domande. Vi sarete informati? Noi no. E perché no? E perché sì. Ma come? Rapiscono vostra figlia e voi... Noi non eravamo presenti, non possiamo dire che è stato il rapimento e che hanno sparato. Non c'eravamo noi. Tu invece c'eri. Comincia tu. Poi vedrai che a mamma e papà verrà un po' di coraggio. Bevi un po' d'aranciata. Eh? Bisogna punire quelli che hanno maltrattato tua sorella, no? Se non mi aiuti, che uomo sei? Ecco le persone, signor tenente. Tu hai assistito al ratto? Io? Animo, animo. Vito Iuvara non è poi una persona tanto importante, no? Dunque, hai visto sì o no mentre la gettavano in auto? Ho visto che salivano sulla macchina. Ah, salivano. Gentilmente. Gentilmente. Sparando. Perché non hai sentito gli spari? Lo sa lei che può essere accusata di favoreggiamento? Io? Ho dato ospitalità a un giovane innamorato. Ah, quindi vuol dire che la ragazza era consenziente col suo rapitore? Succede, i giovani quando vogliono affrettare scappano. Va, va, metti a arrivare, porta di là. Dunque, il solo vero testimone saresti tu. Non vorrei dire anche tu che tua sorella era d'accordo con Vito Iuvara, eh? Allora tua sorella è una bugiarda. E non lo tormentate più. L'ha detto tutto quello che sapeva. Allora voi firmate? Che cosa dobbiamo firmare? Siete genitori e lei minorenne. Lasciatele andare, signor tenente. Stanno morendo di paura. Ti tiri indietro anche tu? No, fatemi fermare. Mandali via. Non vederete indietro voi ora. Non si conclude molto con la firma di una bambina. Ma faremo il possibile. Grazie. È lei che diceva che c'era la possibilità di arrestare Vito Iuvara. Io non ho paura, ricordatelo. Traditore sei. Non mi sporco le mani con i carabinieri. Quando sono grande io vi ammazzo. Così vai a finire carcerato. E lui sottoterra. E poi? Un morto è un morto. No, se uno la deve pagare la paga finché campa. Tu sei spia, con te non ci parlo. Certo, questa non ci voleva, con tutti i guai che abbiamo. Comunque non sembra che la denuncia debba avere un gran seguito. Il fratellino l'ha contraddetta. E i genitori? Non hanno sporto querela. Aspetta a loro perché la ragazza è minore. Ma è più importante il fratellino perché era con lei. È stata una fortuna che ve lo siete tirati dietro. Ha denunciato anche noi. Certo, ma non vi preoccupate, si sgonfia. È solo una povera ragazza esaltata. Malata. Malata di mente. Io me la ricordo da bambina. Quando dava da mangiare alle galline ci parlava. Idiota. Ti assicuro. Tutti i bambini parlano con gli animali. E certi animali parlano con gli adulti. Ma che forza in un modo indiretto per offendere. Avvocato, don Antonino non deve sapere di questo incidente. Vito, dice il vigile che hai la macchina in divieto di sosta. Digli che io la macchina la lascio dove mi pare. Ma don Antonino sa tutto di quello che succede qua. Comunque non glielo dite lo stesso. Vorrà dire che ci penserò io a far ritirare la denuncia alla ragazza. Se è per questo non ti preoccupare, non ti possono arrestare. Stai tranquillo. No, io non sto tranquillo. Mettiamo che in qualche modo quella convince il fratello e i genitori a cambiare idea. Io non me ne starò a guardare. Io quella la schiaccio.
viene a vedere sto disonesto se stiamo piangendo? Sono venuto a portare un velo da sposa a vostra figlia. Cosa c'è di più bello dei due giovani che si sposano? Intendiamoci, quello che Vito ha fatto, anche se ha sbagliato, l'ha fatto per amore. Sotano, mettiamoci una bella pietra sopra e mangiamoci questi confetti. Avvocato, lo sa che mi hanno scannato la capra? Vi fate dei nemici. L'atteggiamento della ragazza non piace. Non piace. Ma perché volete mettervi tutto contro? Ti dispiace che ti hanno ammazzato la capra, eh? C'è Vito là? Che fai? Ti nascondi? Non voglio parlare con te. È inutile. E pensare che mi batteva il cuore solo a sentire i tuoi passi. La tua voce. Dammi 23.000 lire. Ripaga a mio padre il prezzo della capra. Quale capra? E che sono un pastore io? Tu mi vuoi fare paura. Ma pure tu hai paura di me. Di te? Ma tu sei niente, anzi meno di niente. E tu, che ti chiami Vito Iuvara, hai paura di niente? Allora se hai paura di niente, sei un coniglio! Vieni qua, ripetelo! Ripetelo che ti ho fatto aggiungere la lingua! Vito, vieni qua a ripeterlo! Non così, non ti compromettere, Vito! Che ce tenete là, Don Tano? Il frutto del nostro lavoro. Un po' di grano, un po' di vino, un po' d'olio. Questa è tutta la vostra roba? E qui bisogna stare attenti perché basta un fiammifero per bruciare tutto. Auguri, Don Tano. L'avete sentito? Sì, perché quello ha parlato chiaro. E io adesso che faccio? Resto qui notte e giorno a sorvegliare il granaio se no quello me lo brucia? E se vado a lavorare, chi mi sorveglia il granaio? E se non vado a lavorare, chi porta pane a casa? Francesca, tu devi ritirare subito quella denuncia. Devi fare quello che dice tuo padre. Perché a quello tu ce l'hai portata a casa. E non puoi mettere in croce una famiglia. Capito? Io non faccio quello che vuole lui. No! Buttare la miseria! Sì, ma tano! Con le mie mani! E nemmeno voi due dovete fare quello che vuole lui! Tu non sederai più al mio tavolo! Non mangerai il mio pane! L'erba deve mangiare! Capito? Onde va, Francesca? Non ti preoccupare. Quando avrà provato, cambierà. Andiamo a casa. Mi dicono che ti lamenti, che protesti sempre. Quando sento abbaiare lo cane, non lo trattare male. Braccelo pane. Voglio ritornare dalla mia famiglia. Non mi sento bene. Sembri latitante per la prima volta, Don Antonino che aveva tanta fiducia in te. Se mi lamento e grido a pazza voce, è perché è troppo pesante la mia croce. Sì. Un amico mi disse che c'è la possibilità di andare in America con tutta la famiglia. Ma perché non mi ci lasciate partire? Che amico? Fidato, non vi preoccupate. Ha parlato con qualcuno? No, nel turno mio non è venuto nessuno. Forse nel turno di Mauro è sceso in paese per comprarsi le medicine. Non bisognava dargli il permesso. Muoviti, devi andare a Trapani.
specchie. Hai dimenticato che bisogna cambiare aria ogni tanto? Era nel programma. Io vi ho capito, voi state pensando di eliminarmi, eh? Non sarebbe una cattiva idea con uno come te. Eh già, che importa uno come me che muore? Niente, e voi siete più tranquilli. Spiega. Poi domani ti sei messo nei pasticci, nelle mani dei compari, ti ritrovi. Stavolta non ti è venuta la rima. Questi amantie hanno spie dappertutto. Se quel poeta diventasse pericoloso, lo faremo sparire. Dove? In America? Ormai è pronto per qualsiasi viaggio. Ma che fa la dieta? Beh, volete favorire? C'è da ridere. Scimoniti. Parla da sola. Dammi un po' di sugo. Oggi il sugo è una meraviglia. Complimenti. Paolo, prendi il vino a papà. Il sugo, il vino. Mi convinci, sai. Bevi. No. Un po' di vino. Mangia. No. C'è il salame, c'è il formaggio. Tutto quello che vuoi. Mangia. Chiamala. Francesca! Per l'ultima volta, la ritiri questa denuncia. Mangio erba. Va bene, allora firmiamo noi. Senti, Francesca, l'avvocato di Vito Iovara ci ha chiesto di firmarci una carta. Con le mente che noi a Vito Iovara non ci abbiamo niente da rimproverare. Firmiamo una dichiarazione contro la tua querela. E che c'entrate voi? Conta quello che dicono i genitori! E voi? Vi mettete contro di me? Francesca, chi comanda, comanda. E chi non comanda deve difendersi. Tu parli, chiacchieri, ma io ho una famiglia da difendere. Hai capito? È quel poco di roba nostra. Ecco. Anche questa è roba vostra. Anche questa è roba vostra. E che ne ha fatto quello della roba vostra? Quello che ha voluto? Papà, ma sempre occhi bassi ti devo vedere. Non parlare così a tuo padre! Francesco, non offendere tuo padre! Ma se è lui che mi offende! Se ci bruciano il granaio, come facciamo? Allora è più importante il granaio di me! Non dire così, Francesca! Se ci bruciano il granaio, come facciamo? Basta, mamma! Thank you.
Che rovina. Che rovina. Dov'è? Dov'è? Dov'è quella pazza? Pazza! Dove sei? Sono qui, papà. Pazza bastarda, carne di Giuda sei. Hai voluto la rovina della mia famiglia. E adesso che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Dillo tu, che cosa facciamo? Zapperemo la terra! Chiederemo l'elemosina! E siccome non sono più vergine, io posso fare anche la squadrina! Tutto! Tutto! Meno che avere paura! Ora che non abbiamo più niente! Vito non ci potrà fare più niente! E adesso andate a dire la verità! Te ne devo andare dall'occhio mei. Non ti voglio più vedere. Te ne devi andare. Tu non sei mia figlia. Per noi sei morta, vattene! Ha incendiato il granaio. Sì. Lei. Ma guarda... Salutiamo, Vito. Ma guarda se una così doveva capitare proprio a me. Ha incendiato il granaio. Scusate. Ma perché l'ha fatto? L'avrà fatto proprio per sedurti a non capire più niente. E la famiglia? Alla fame. Il ragazzo l'hanno mandato a lavorare in una miniera. Quanto a lei, l'hanno cacciata di casa. E dov'è? A Saleme. Lavora in cucina nella mensa del cantiere dell'autostrada. Lotto numero 26. In mezzo a centinaia di uomini. Non penserai, spero, che quella non sia in grado di difendersi. Piuttosto, Vito, perché non mette da parte il tuo amor proprio e viene al dunque? Vai a trovarla. Le chiede scusa. E facciamola finita. D'accordo che non ci può fare nessun danno, ma con una ragazza come quella io non mi sentirei tranquillo. Preferirei chiedere scusa al mio peggiore nemico. Scusatemi, avvocato. Tutto bene, ma seguito senza fare storia. Francesca, tu non ci conosci, ma noi sappiamo tutto di te e ti vogliamo parlare. Enzo, noi non ti vogliamo rapire. Non siamo delle carogne noi, non ci chiamiamo Vito Iuvara. Francesca, tu dirai che cosa vogliono questi, che cosa ho a che fare io con loro e loro con me. Niente, tu dirai. E invece non è così. Abbiamo una cosa che ci accomuna. Abbiamo subito offese dalla stessa persona e tu sai di chi parlo. Fino a qualche settimana fa eri una ragazza onesta e rispettata. E ora tutto è rovinato. E Luisa la ride e prospera. Quello che ha fatto a noi non è il caso che te lo stia a raccontare. Che paghi? Chiedere giustizia è inutile. Lo hai visto anche tu. Dobbiamo fare da soli. Lui a parlare con noi di sua volontà non ci viene. E noi abbiamo bisogno di parlare con lui, da soli, a quattro occhi. Dobbiamo parlare dei nostri affari e anche dei tuoi. Perché noi abbiamo simpatia per te e lui con te si è comportato da infame. Noi siamo dalla tua parte. Io c'ho una figlia e lui ce n'ha due. Perciò ti possiamo capire. Vito Chiovara deve riconoscere il male. Che dice scusa e pagare. Ma che cosa volete da me? Domani è domenica. Chiedigli di accompagnarti allo stabilimento balneare. Lo stabilimento è chiuso, ma il posto è bello e solitario e lui senz'altro verrà con te. E poi? Poi, con una scusa qualunque, ti allontanerai e andrai dietro al muretto. Lì troverai il motociclista che ti accompagnerà al paese e basta. Così finirà l'umiliazione e la miseria. E la gente ti guarderà con rispetto.
Che cosa gli volete fare? Convincerlo. Parlandoci. Abbiamo gli argomenti. Lo possiamo spaventare, vedrà che poi lui ragiona. E allora, Francesca, cosa decide? Se vedrete la macchina di Vito sulla strada, vuol dire che l'ho convinto. State tranquillo, lo farò. Se io ti salvo la vita... Se ti salvo la vita... Che vuoi dire? Se ti salvo la vita, tu farai quello che ti dico. E che dovrei fare? Sei ancora in pericolo. Non sei ancora salvo. Dopo lo farai. Mi minacci? Io no. E chi allora? Puoi rispondermi, sì o no? E come me la salvi la vita tu? Dicendoti di non andare dove stiamo andando. E perché non dovrei andare dove stiamo andando? Prima impegnati, e poi te lo dico. E se mi dici una bugia? Sì o no? E pensare che non me ne ero accorto nemmeno io. Ci siamo cascati tutti. I tuoi genitori, i miei amici, la Clelia, i carabinieri, tutti. Anch'io, sì, anch'io. Ti abbiamo preso tutti per quello che non sei. Cioè, no, lo sei, ma il fatto è che hai 16 anni. E ti abbiamo trattato come se ne avessi 30. E invece no. 16. Smettila. 16. Sì o no? 16, 16, 16, 16. 16, 16, 16. 15. 15. Le bambole, i giocattoli. Io ti do questo, tu mi dai quello. Sì o no? E ci sono cascati anche quegli scemi e degenerati dei fratelli Amantia. Come lo sai? Diciamo che c'ho fantasia io. Sì o no, sì o no, sì o no, sì o no. La risposta è no. No se è una bugia perché è una bugia. No se non è una bugia perché io non mi faccio mettere con le spalle al muro. Nemmeno da te, nemmeno per riconoscenza. Non dico grazie alla superbia io. Torna a casa con la corriera, la fermata è là. Poi domani. Perché non sei a Trapani? Io... non ce la facevo, ho richiuso.
E che fai qui? Aspettavo un amico. Uno che forse mi trova il modo di andare in America. E lo aspettavi con un fucile. Insomma, vuoi cambiare aria? Sì, donna Antonina è stata informata. Che cosa disse? Niente. Neanche una parola su di me? No. Mi disprezza. Vito, pensa al pasticcio in cui ti sei messo. Devi uscirne. Poi donna Antonina forse ti dimenticherà. Vito Iuvara, lei vuole parlarti da solo. Sta attento. Poi domani trovato morto per attacco cardiaco. Hai tutte le fortune, Vito. Fortunato lui, se è vero che si tratta di una morte rapida. Ti va tutto bene da un po' di tempo. Troppo. Di Leo. Che altro ti passa per la testa? Sentiamo. Ma tu il senso della giustizia ce l'hai, almeno un poco. Che parli di giustizia tu? Tu sei una spia. Mi hai portato sulla porta della galera. Ma dentro non mi ci butti. Se riconosci il tuo torto, dopo io ritirerò la denuncia. Non ti sposo sotto condizione. Io non ho detto che ti sposo. Ma se tu cambi, se riconosci il male che hai fatto a me e alla mia famiglia, forse tornerò a volerti bene. Torneremo a rispettarci almeno. Tu ritira la denuncia e io ti rispetto. Ma se io lo faccio, pensi che l'ho fatto per paura e non mi rispetti? O per necessità e non mi rispetti? Oppure pensi che io riconosco che hai avuto ragione tu e così mi rispetti ancora meno? E che dovrei fare? Sentiamo. Tu vai davanti alla gente, in piazza, al caffè, dove vuoi tu, e dici che mi hai fatto un torto, che ti sei comportato da disonesto. E poi a mio padre ci ripaghi i danni. La capra, il granaio no, il granaio l'ho bruciato io. Ma che fai? Ti sei messo d'accordo col tenente? No. Ma per chi mi hai preso? Per un ingenuo? Io mettermi nelle tue mani? Allora non farai quello che ti chiedo. Vito. Visto che non vi siete messi d'accordo, procediamo con questo confronto. Qual è la tua versione, Iuvara? Il rapimento l'ha voluto lei. Non è che i genitori fossero contrari al matrimonio. Io sono benestante e loro sono poveri. Ma lei ha voluto affrettare le cose per obbligarmi a sposarla subito. E infatti avete concluso il ratto con una bella cena tutti quanti insieme. Quindi anche tu eri d'accordo sul matrimonio. Allora? Ci ho ripensato. Gliel'ho fatto sapere e lei mi ha denunciato per vendicarsi. Perché ci hai ripensato? Mi dispiace di parlarne. Per riguardo a lei che è così giovane. Ma voi mi costringete.
Lei mi costringe. E io ve lo dirò. Insomma, io non l'ho trovata vergine. Ha avuto un fidanzato prima. Non solo, ma Pio qui presente, che è abitato vicino a lei, può testimoniare che la vedevano spesso insieme a ragazze più grandi di lei, per i campi. È vero? Io, lo confesso, sono stato più di una volta sul punto di perdonare. Ma il suo atteggiamento, la sua superbia mi hanno dissuaso. Lei stessa ha ucciso la capra. Per far cadere la colpa su di me, ci sono i testimoni. Esaltata e falsa. Ma questa infamità te l'ha suggerito l'avvocato? O è roba tua? Questo dirò davanti a tutti, perché è la verità. Andate di là e mettete a verbale. Poi tornate pure a casa per il momento. Ma non lasciate il paese. Francesca, vieni. Si mette male. Eppure i tuoi genitori sono dalla tua parte, tutti ti danno torto. Chissà che questo non vuole dire che ho ragione io. Ma tu hai un'idea di quello che ti aspetta? Se riuscirai a far incriminare Vito, ci sarà un processo, tu contro tutti. Dovrai trovarti un avvocato, uno che non abbia paura di nessuno. Ti troverai tra tribunali e magistrati per mesi. Succederanno delle cose spiacevoli. Per esempio, dovranno farti una visita medica. Sì, per accertare il tuo stato fisico. La verginità o meno. Tutto scritto su fogli di carta bollata. Se hai lacrime, preparati a versarle. Hai cambiato idea? Va bene. Andrò avanti con la denuncia. Ide! Mettessi in croce a mio figlio, sei contenta? Ma che cosa hai il tuo corpo sul corpo? Il piacere di fare del male! Hai capito? Che ci vuoi riducere a mangiare l'erba? L'ho mangiata anch'io. Tu ora vieni con noi. Dove? Ora ne parliamo. Che succede lì? Quella ragazza, portatela! Portatela qui! Ne parlo io! Ma come fai? Fuori! Fuori! Ho detto che me ne occupo io! Fuori! Ne parleremo dopo! Fuori! Vieni! Sciop! Sciop! Dunque, il matrimonio riscatta il peccato. Che peccato feci? La questione è semplice. Piacere carnale, sì o no? Non far finta di non capire. Hai partecipato con piacere? Via! Sì o no? Non stai bene in salute? Scusa, la colpa è solo sua. Bene. Francesca? Cimarosa. Bene, Cimarosa, perché, sai, il connubio non è per la lussuria, ma per i... Per i figli? Per i figli. Per i figli, per i figli. Brava, brava. Va, preparati a sposarti. No, io a quello non lo sposo. Non ci penso nemmeno. No. Che cosa stai brontolando? Perché dovrei sposarlo? Se non mi fa piacere stare con lui. Ma di quale piacere parli? Di quel piacere? La donna subisce, non partecipa. Mia madre non subisce. È felice con mio padre.
Ma di quale felicità parli? Noi non campiamo per la felicità. Ecco che cosa succede quando genitori e figli dormono nella stessa stanza. State attenti! State attenti almeno! Mandatela fuori! Sta disgraziata, ci venisse un corpo esanguo. Per me ha fatto bene a denunciare i vostri figli. Che dicesti? Trova la mia puttanella! Che successe? Figlio, che t'hanno fatto? Ha detto che Francesca ha fatto bene a denunciarle. Questo sangue toccava a me! E voi mi siete padre! E voi mi siete madre! Ma che cosa fate? Che cosa fate? Sono un vigliacco! Sono una carogna! Guardatemi in faccia, Tano Cimarò, sei una carogna! Anna, che devo fare? Tano, che cosa vuoi fare? Francesca, ho finito di fare la carogna! Queste sono servite per Don Antonino Stella, ma non ditela a quel piccolo teppista, potrebbe montarsi la testa. Visto, signor Cimarosa? Com'era facile? Per voi è facile. Come? Tra due giorni? Benissimo. Prepareremo una bella festa. Grazie. Bacio le mani. Vito! Vito! Don Antonino e gli altri, come prevedevo, sono stati assolti. Torneranno fra due giorni. Tutti innocenti. Un'apoteosi. Vito. Ma che hai? E non preoccuparti. Don Antonino sistemerà tutto, anche Francesca Cimarosa. Vito! Vito! I carabinieri! Perché state così scemi? Sono a casa mia! Senti, io ho la macchina fuori, se voi possiamo andare via, ci nascondiamo. Vito, allora che facciamo? Un caffè, zia. Io aspetto che il tenente venga a farci l'onore. Però quella Francesca che buttana! Non ci sono riusciti gli Amantia. Non ci sono riusciti i carabinieri. Ma Francesca sì. Per una ragazzina mi dovevo rovinare. Zia, preparate la valigia. Lo zio torna e io me ne vado. Vito! Io vado, Vito? Perché non è venuto il tenente? Il tenente ha cose più importanti da fare. Vieni. Ti stanno portando. Quello di 10 anni non ce ne leva nessuno. Tanti. Ecco Francesca. Francesca! Francesca, Francesca, brava, brava! Ma che fai? Piangi? Che hai? Ti dispiace? Perché fa così?
Francesca! Ha ha ha.